mi sembra proprio 2015, ma non mi ricordo che anno. Dicono che è abbastanza, insomma, una nuova tecnologia che verrà poi applicata al posto della radioterapia. Ma a te ti risulta sta cosa? È una bufala, perché poi il sito esiste per davvero, ci sono i numeri telefonici, non ho chiamato ancora per capire se per entrare lì ci vuole, insomma, c'è tutto un programma, non lo so ancora, però volevo, ecco, sapere qualche notizia se tu sei a conoscenza di questo dispositivo. Non ho capito quello che vorrei sapere, se è una tecnologia che va, che è in sperimentazione e viene adottata. Guarda che il 3 Tesla sono anni che è uscito in circolazione, eh. Forse per la Philips che non usa ancora il 3 Tesla, ma mi sembra che sperimentale la Philips usa anche un 7 Tesla, un mini 7 Tesla che è in stand-by da tanti anni, ma è soltanto sperimentale. Non lo so io con il discorso che dicevo, se è un ospedale che sta in stand-by deve essere ancora aggiornato, deve essere ancora avviato, non ho capito bene cosa c'è lì a Bologna, capito? Scusa, mi sono io espresso male, scusami, perché la cosa mi tocca profondamente, capito? Allora, questo dispositivo ha una potenza doppia come potere risolutivo, no? Comunque ha una potenza doppia.